Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi stiamo qui perché voglio farvi vedere un altro aggeggio che mi sono comprata. Praticamente, raga, ho fatto acquisti su Zalando e praticamente mi sono comprato questo aggeggio qui che praticamente dovevamo pagare tipo 5 euro di spedizione, però io per non pagare 5 euro di spedizione praticamente ho detto io, mo sa che faccio? Mi compro qualcosa di 5 euro, perché abbiamo comprato tre pantaloni alla piccolina che ho pagato 12,50 euro, ho pagato, e poi ho pagato 11,30 euro un paio di scarpe della K per la piccolina, per la bambina che noi abbiamo. E praticamente noi, diciamo, per fare arrivare il pacco qua, che io faccio sempre pagamento alla consegna, dovevo dare 5 euro, diciamo, di consegna. Ho detto io, aspettate un attimo. Ho trovato questa aggeggio di 5,14 euro, per l'esattezza, perché stava il saldo fino al 70%. Ho detto io, e non mi ha fatto pagare la consegna. Perciò abbiamo questo oggetto qui, che questo oggetto qui praticamente è una nuova palette. Praticamente vi ho spiegato come è arrivato questo qua e come è stato acquistato. Quindi, infatti mia mamma disse pure, perché potevo riguardare questo? Io questo non ti ho ordinato, perché l'ordine era di mia madre. Dissi, gli ho spiegato tutta la situazione. Dissi, a me, tu c'hai le corna, non le corna, perché ti sei comprato un'altra cosa. Dissi, io, è meglio che mi sono comprato un altro aggeggio io, che poi dopo dovevamo pagare tipo 5 euro di spedizione, ci dovevamo regalare a quello 5 euro, no, 5 euro, questo. Comunque ho pagato 5,14 euro, praticamente una palette verde, da qua già si vede fatta. Vabbè, è verde, ragazzi, non mi piace tanto. Sinceramente ce ne stava ancora un'altra più grande, però costava di più, però ho detto io, già ne ho tante di palette, preferisco proprio mandarmi una piccolina, sa, a volte per portata là presso, queste cose qua, no? Se ti senti da qualche parte. Quindi, apriamo. Io ancora devo aprire da quando è arrivato il pacco. Pensate un po' da quanto tempo ce l'ho. Cioè, ci ho da una settimana, non sono capace di registrare questo video. Infatti, oggi c'è questi due video che pubblicherò, penso, questa settimana, li vedete con gli stessi abiti, perché dopo di questo registrerò un altro video, uno spoiler, ragazzi, quello che abbiamo combinato non avete idea, comunque uno spoiler, dopo vedete l'altro video. Comunque l'apriamo insieme a voi, non sa neanche com'è, raga, praticamente. Cioè, praticamente sì, lo so i colori che escono, però. Allora, raga, fuori è tipo quella roba, come posso dire, anti-scivolo, tipo, quella roba gommosa, tipo, no? È carino. E, sbagliata sera, raga, da qui. E si presenta, carino, mamma mia, così. Aspetta, c'è la pellicola sopra. Sono questi colori qua, lo specchietto. È così. Allora, i colori sono fantastici perché ne escono tipo. Torniamo a noi. Allora, no. Praticamente escono. Ho scattato questo qui. Praticamente ne escono 2, 1, 2, 3, 3 matte, cioè non matti, senza brillantini. E 1, 2, 3, 4 e 5. Ne sono 8 e 5 senza, con i brillantini. Però, raga, sono veramente colori fantastici. E questo, raga. Poi, ovviamente, li testeremo insieme. Anzi, facciamo una cosa, li testiamo adesso. Vado a prendere il pennello. Allora, ragazzi, li testiamo adesso. Ho preso anche il truccante, così dopo mi ripulisco pure. Allora, li testiamo sulla mano. Allora, raga, praticamente è fantastico.
Cioè, raga, sono due, ne ho presi, sono di qua. Allora, uno con l'altro là non si vede tanto perché è chiarissimo. Il verde è così. Cioè, voglio farvi vedere un attimo. Non so se si vede, comunque sta qua, tipo. Comunque è chiarissimo. Questo è tipo per far mescolare con gli altri, diciamo, trucchi, con gli altri colori. Già la sto zozziando. Tipo è buono per metterlo con questo e finire con questo che stanno i brillantini. Che anche questo fa lo stesso effetto, vedete? Sì, guardate, secondo me questi due qua devono andare insieme. Guardate. Secondo me faccio prima senza questo. Ma com'è bello questo, raga, è morbidissimo, raga, veramente. Cioè, non potete capire quanto è morbido. Cioè, mettendo il dito tipo dentro. Ma raga, sono fantastici. Guardate. Vabbè, questo è chiarissimo, guardate. Sì. Ci sono chiarissimi. Bello, devo dire la verità. Fantastici. Certo, sì, questo. Allora, solo quest'altro lo mettiamo da quest'altra parte perché. Beh, chiarissimo pure questo. Secondo me questo è per fare tipo le sfumature. Non so se si vede. Comunque, cioè, raga, sono favolosi, devo dire proprio la verità. C'è uno più bello dell'altro. Cioè, penso che se voi aprite tipo una paletta del genere, no, e le toccate tipo col dito, perché io poi ho preso quella per fare le, tipo le sfumature, sto ripulendo, e cioè, non sapete chi scegliere perché l'effetto lo fanno uno più bello dell'altro. Devo dire la verità. È bellissimo. Bellissimo, bellissimo, uno più bello dell'altro, quindi lo voglio rimettere qui dentro, no, questo lo butto proprio, ma questo, e sono fantastici, 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 quindi li mettiamo tutto a posto, si è buttato così tanto, quando e dopo devo sistemare, poi sistemare di nuovo nei gadget di tutti, che già li sapete, comunque raga, sono fantastici. E che dirvi, raga, un bacio e noi ci vediamo sempre al prossimo video.